Ciao! Sabato 11 novembre in Valle Gesso vicino a Cuneo e anche domenica 12 novembre, questa volta a Guastalla in provincia di Reggio Emilia, faremo un seminario Wim Hof. Cos'è il seminario Wim Hof? Te lo spiego, provo a spiegartelo in breve nel miglior tempo possibile, ma anche chiaramente. Allora, Wim Hof è un signore olandese che ha coniato questo metodo, che prende il suo nome. È un metodo che si basa su tre pilastri: la respirazione, il mindset e l'immersione nel freddo. A chi serve? Serve a tutti, serve alle persone, non solo agli sportivi, magari qualcuno mi conosce per lo sport, ma serve a tutti. E perché serve? Quali sono i benefici di questo metodo? Migliora l'umore, aumenta il livello di energia, aumenta il focus, riduce l'infiammazione, che è una delle principali cause di tante malattie, migliora la creatività e tutta una serie di altri benefici, oltre per il freddo che migliora il recupero. Perché farlo? Innanzitutto, perché farlo? Perché è un'esperienza adrenalinica, ok? Ma non è solo adrenalinica, è un'esperienza anche interiore. Si accede attraverso il freddo a una parte di sé più emotiva, più nascosta, che nel modo in cui viviamo oggi, nel mondo occidentale, non ci accediamo più. Ma come arriviamo a immergersi nel freddo, che è la parte culminante di questo metodo, di questa pratica? Ci arriviamo attraverso un percorso di esercizi, di respirazioni, che hanno poco a che fare con quelle dell'apnea o quelle dello yoga, hanno qualcosa in comune ma poco. Quindi se sei appassionato del mondo della respirazione, ok, hai già delle informazioni, ma è una cosa diversa quella che faremo. E poi attraverso anche gli esercizi di mindset, quindi di intenzionalità. Cos'è l'intenzionalità? Fare le cose con un'intenzione. Gli americani parlano di deliberate practice, cioè fare con intenzione, ok? E in questo percorso saremo guidati dal maestro Alessandro Romagnoli. Considera che ci sono circa una decina, non forse qualcosa meno, di istruttori Wim Hof in Italia. Secondo me Alessandro è il migliore, che nella sua vita principalmente è uno psicologo e psicologo dello sport. Quindi ci guiderà in questo percorso, ci rassicurerà se qualcuno avrà bisogno, ci guiderà negli esercizi, ci spiegherà il motivo perché facciamo questi esercizi e ci guiderà a capire i benefici. I benefici sono anche fisici, nel senso che sono, quando ti immergi nel freddo, il beneficio lo senti addosso. Però Alessandro ci guiderà anche ad esplorare i benefici che magari potresti non sentire. È un'esperienza appunto adrenalinica. E te la consiglio vivamente a tutti, a tutte le persone, anche agli sportivi, ma non solo. Per gli sportivi, cosa posso dire? Di solito vengono a fare questi seminari, ne ho fatti diversi, persone che vengono dal mondo delle arti marziali, perché sono più aperti a queste discipline, che traggono una fonte di ispirazione un po' dalla cultura orientale. Mentre gli sportivi di sport di resistenza, come corsa, triathlon, ciclismo, sono purtroppo vittime di una cultura del cazzo che dice che bisogna fare solo nella parte fisica. Invece anche la parte mentale è molto importante. E quindi qua, quando parleremo, oltre alla respirazione naturalmente, parleremo di intenzionalità. Perché mi devo allenare? Come mi devo allenare? Come mi devo allenare non è solo la tabella, ma è avere sviluppare un'intenzione, sviluppare un obiettivo, un'intenzione, e quindi essere partecipe di quello che faccio e non farlo come un automa. Oltre al fatto che ci aiuta a superare una paura. Molti di voi potrebbero avere paura del freddo, ok? E quindi saremo guidati in questo percorso. Non è obbligatorio immergersi nell'acqua fredda, già il percorso in sé vale la pena. Quindi ti invito, se hai domande scrivile pure, sarò felice di risponderti. Sabato 11 novembre a Cuneo, in Valle Gesso, e domenica 12 novembre a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Fai conto, di questi eventi in Italia ce ne sono pochi, quindi ne vale la pena venire anche da lontano. Nei precedenti workshop abbiamo avuto persone da Milano, da Busto Arsizio, questa volta c'erano persone della Toscana. Quindi è un'esperienza rara, non dico unica, ma molto rara, e che ne vale la pena, sia a livello fisico che a livello mentale.